Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di Padre Carlo Tommaso Dragone. Parte prima. 54. Chi sono i puri spiriti? I puri spiriti sono esseri intelligenti senza corpo. L'angelo che libera San Pietro dal carcere gli spezza le catene, gli dice di alzarsi, di vestirsi e di seguirlo. Gli spalanca le porte della prigione e lo rende invisibile alle guardie che lo tenevano legato a sé e agli altri soldati che vigilavano armati alla porta della cella e al portone esterno. È certamente un essere intelligente, infatti parla e libera ingegnosamente l'Apostolo. È dotato di grande potenza, perché a suo cenno si spezzano le catene, si spalancano le porte, restano cieche le 16 guardie. Atti degli Apostoli 12, dal 6 al 12. L'angelo non ha un corpo materiale, perché compare a porte chiuse, scompare senza lasciare traccia di sé, è visibile per pochi minuti al solo Pietro, è invisibile sempre agli altri che incontra nel cammino e infine scompare anche agli occhi attoniti di San Pietro. È un essere intelligente, senza corpo. I puri spiriti sono esseri intelligenti. Gli angeli sono dotati di intelligenza acutissima e comprendono in un istante, senza bisogno dell'aiuto dei sensi e del ragionamento. Gli angeli buoni hanno un lume di gloria, per cui conoscono Dio in un modo immensamente superiore a quello che comporta la loro potenza naturale. Secondo San Tommaso, gli angeli conoscono se stessi per propriam substantiam, cioè per la coscienza che hanno di se stessi. Summa Teologica, prima parte, questione 56, articolo 1. Le altre cose le conoscono per le imagines o species, impresse in loro da Dio. Conoscono naturalmente Dio dalle sue opere assai meglio dell'uomo e da se stessi. Nel lume di gloria conoscono Dio e le altre cose in Dio in modo immensamente più perfetto. Gli angeli del paradiso non conoscono tuttavia le cose possibili, ignorano certi misteri divini come il giorno del giudizio, dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetto 36, i futuri liberi. Dal libro del profeta Isaia 41:22, i segreti dei cuori e i pensieri e i voleri degli uomini. Dal primo libro dei Re 8:39. I puri spiriti sono anche dotati di volontà. Possono operare cose per noi prodigiose, ma che rientrano nell'ambito del loro potere naturale. Al cenno dell'angelo cadono le catene che avvincono strettamente l'Apostolo Pietro. Si spalancano le porte della prigione, restano accecate le guardie che custodiscono armate il luogo. Un angelo prende Abacuc per i capelli e in un istante lo trasporta dalla Giudea a Babilonia. Gli fa consegnare il pranzo destinato ai contadini che lavorano nella sua campagna, al profeta Daniele nella fossa dei leoni, e lo riporta dove lo aveva preso. Daniele 14, 32, 39. In una sola notte un angelo uccise 85.000 soldati assiri. Al secondo libro dei Re 19, 35. E un altro angelo uccise in una sola notte tutti i primogeniti degli uomini e degli animali dell'Egitto. Esodo 12, 29, 31. Senza corpo. Il corpo è visibile e non può apparire e scomparire.
L'angelo invece appare e scompare improvvisamente. È invisibile perché non ha corpo. Gesù Cristo apparve dopo la risurrezione e gli apostoli credettero di vedere uno spirito, ma egli li rassicurò dicendo: Perché vi turbate? Quali pensieri sorgono nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Palpate e osservate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 24, versetti dal 38 al 40. Gli angeli sono intelligenti, puri e liberi nelle loro operazioni. Quando compaiono, assumono un corpo apparente, con forme sensibili, per rendersi visibili agli occhi dell'uomo. Riflessione. Noi siamo e viviamo in mezzo al mondo invisibile che ci è più vicino, più intimo, più reale dello stesso mondo sensibile che tanto ci impressiona. Da Dio che è in noi, agli angeli buoni, deputati alla nostra custodia e a formare la corte del Re Eterno. Agli spiriti cattivi che ci assediano senza posa per indurci al male, e tutto un mondo invisibile che vive e palpita e agisce in noi e attorno a noi per il nostro bene o per il nostro danno. Esempi. 1. Abacuc, dal libro del profeta Daniele 14:32-39. 2. Balaam, dal libro dei Numeri 22, dal 22 al 39. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.